Fra le cose più affascinanti nel pensare degli esopianeti abitabili è quello di immaginare come sarebbero i loro possibili abitanti. Ovviamente come riferimento abbiamo solo la vita così come è presente sul nostro pianeta, quindi è solo su questa che possiamo basarci almeno per il momento. Un gruppo di ricercatori ha cercato di capire come sarebbe una possibile civiltà di individui proprio simili ai rettili. Questo perché sulla Terra, se non si fossero estinti, probabilmente oggi non ci sarebbero mammiferi come siamo noi, ma bensì rettili che avrebbero sviluppato un'intelligenza pari alla nostra e quindi avrebbero dato origine a una civiltà. Lo scienziato Ronald Breslov discute appunto una sorta di problema, una sorta di mistero che dura da diversi secoli sul perché i mattoni costituenti gli aminoacidi che sono presenti sulla Terra, che sarebbero i mattoni che costituiscono le proteine, ma anche gli zuccheri e i materiali genetici, esistono essenzialmente in una sola forma, in un solo orientamento spaziale. Ci sono due possibili orientamenti, il destrorso e il sinistrorso, che si rispecchiano reciprocamente come accade per le nostre mani. Perché possa sorgere la vita, le proteine devono contenere solo una di queste forme di aminoacidi, o quella destra o quella sinistra. Ad eccezione di alcuni batteri, gli aminoacidi in tutta la vita terrestre hanno un orientamento sinistrorso. Breslov descrive la sua ricerca dicendo che probabilmente gli aminoacidi terrestri si basano su quelli arrivati dallo spazio durante la formazione del Sistema Solare, grazie ad asteroidi e comete, ne ho già parlato diverse volte. Questi aminoacidi sarebbero stati con un orientamento chirale verso sinistra e questo ha portato al dominio che vediamo oggi nella vita così come la conosciamo. Secondo il ricercatore, altrove, su altri pianeti, su degli esopianeti, altre forme di vita potrebbero essere dominate da aminoacidi con un orientamento chirale verso destra. E a questo proposito fa appunto l'esempio di possibili dinosauri super intelligenti. Questa ricerca ha naturalmente incontrato anche moltissime riserve, perplessità che sono state messe in certi studi. Come ha sottolineato Brian Zwitek, un autore scientifico, i fossili presenti sulla Terra hanno più e più volte mostrato in dettaglio che l'evoluzione non è un processo lineare di progresso da un punto verso un altro predestinato. La storia della vita sulla Terra è stata molto influenzata da fattori casuali e da contingenze, e i rettili sono un perfetto esempio di questo fatto. Inoltre c'è da considerare che l'intelligenza umana, così come noi la consideriamo, è il prodotto di un'evoluzione che ha moltissimo a che fare con le nostre specifiche caratteristiche fisiche e le nostre abitudini. Qualsiasi specie molto avanzata di rettili alieni svilupperebbe un'intelligenza molto diversa dalla nostra. L'evoluzione non presenta alcun tipo di scala, ma è una specie di albero in cui le forme di vita sono soltanto più o meno adatte a sopravvivere nell'ambiente in cui si trovano a vivere, senza nessuna implicazione di superiorità di una specie rispetto all'altra, ma solo sottoposti alla competizione nella selezione naturale. Al di là di questo, la ricerca di Breslov resta comunque intrigante per le considerazioni intorno alla possibilità di mondi in cui ci sarebbe un orientamento chirale delle molecole verso destra. Naturalmente penso che nessuno di noi avrebbe piacere di incontrare questi alieni che somigliano a dei rettili e che magari sono anche aggressivi e particolarmente affamati come lo sono i rettili almeno qui sulla Terra per come li conosciamo, per come ci vengono dipinti mitologicamente da sempre. Grazie, alla prossima.